Giovani musicisti crescono. Di questo si è parlato domenica 15 febbraio a Pinocchio, con ospite il gruppo The Isla. La puntata è stata coordinata da Mattia Campanaro, leader del gruppo musicale Matrial, che in questa quarta edizione ha il compito di proporre tre puntate interamente dedicate ai giovani, l'arte e la musica. Si è parlato della storia degli Isla, della loro musica, delle loro ispirazioni, dei loro obiettivi. Il gruppo è composto da Lorenzo Marcato, chitarra, Simone Varagnolo, basso, Davide De Gasperi, batteria e Jacopo Orlandin, voce. A questi giovani ragazzi, in questa puntata, è stata data l'opportunità di presentare in anteprima tre brani musicali del tutto inediti. Non sono mancate le sorprese, perché nel voler ringraziare Pinocchio e Radio Clodia per l'accoglienza ricevuta, gli Isla hanno colto l'occasione per dedicare una canzone a Pino Penzo e Samuele Cattin di Radio Clodia per l'opera di informazione culturale offerta ai nostri concittadini per il quarto anno consecutivo. Lorenzo, ciao intanto. Volevo sapere cosa state facendo adesso di bello e se avete progetti futuri, avete i vostri obiettivi, insomma. Noi in questo momento stiamo cercando di ampliare il nostro repertorio, che comunque fino adesso era costituito di canzoni in inglese. Stiamo cercando da Luna Park in poi di scrivere, proprio creare dei nuovi pezzi da proporre dal vivo durante le nostre date, insomma. Quindi stiamo cercando di diffondere il più possibile la nostra musica. Questa canzone, dal titolo Nella mia città, è stata così inserita quale sigla di apertura nelle puntate del mese di febbraio. L'occhio di Pinocchio ha ancora una volta confermato di avere uno sguardo puntato su tutti quei giovani musicisti ed artisti presenti ed attivi sul territorio.